E allora arriviamo alle 9:37 minuti, rientriamo qui come vi dicevo su Play, siete all'ascolto e alla visione di RBN, nel caso ci stiate appunto anche guardando, e ritorniamo a dialogare con ricercatori del CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche. Riceviamo i loro comunicati e alcuni insomma ci saltano così all'occhio che dobbiamo andare ad approfondire. Questo ci parlava di un artico che sta perdendo la memoria, chiaramente già di per sé intrigante, poi andando a leggere il contenuto si capisce ancora di più l'elemento di interesse, visto che parliamo molto di cambiamento climatico in questa trasmissione. È un elemento da approfondire perché quello chiaramente ancora una volta è il responsabile. E allora ne vogliamo parlare con chi si è occupato proprio di questa ricerca per il CNR, l'Istituto di Scienze Polari. Andrea Spolaor, e intanto insomma benvenuto qui su Play, grazie, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora, si parla di memoria dell'Artico, non siamo nell'ambito della filosofia, non stiamo diciamo umanizzando un'area geografica che poi insomma è definita in termini puramente artificiali. Abbiamo preso un cerchio, l'abbiamo piazzato sulla sfera e abbiamo deciso che tutto quello che era sopra ad una certa linea era l'Artico. No, la memoria ha a che fare con i ghiacci, le nevi che sono cadute sull'Artico e che appunto rischiano di non saperci più raccontare che cosa è successo nel passato. Non so se ho esattamente capito qual è il succo di questa ricerca, ma insomma io ho fatto un'introduzione vaga e lascerei a te insomma il racconto un po' più specifico. Sì, nuovamente buongiorno e grazie per l'invito. Fa sempre piacere parlare di queste tematiche, insomma, sia per le radio che per le televisioni. Sì, diciamo che hai fatto un buon riassunto, quindi diciamo pensi di essere il nuovo ricercatore polare, diciamo, mettiamola così. E, ma sostanzialmente le attività che noi facciamo con particolare attenzione verso l'ambiente artico e presso le isole Svalbard sono attività che durano da un po' di anni, perché abbiamo cominciato intorno al 2010 a lavorare in questa regione. Inizialmente studiando la composizione chimica della neve, quindi cercando di capire se ci sono determinati tipi di inquinanti, alcuni processi che possono avvenire in questa regione. E questa attività ha cominciato a, illuminarsi un po', perché abbiamo visto che la neve che ogni anno si deposita cominciava sempre a essere sempre un po' più diversa. Cambiava un po', c'era sempre un po' più, come si può dire, un'evoluzione nel tempo di questo ambiente. Mm-hmm. E così abbiamo cominciato a fare delle perforazioni sui ghiacciai, ossia recuperare questi cilindri di ghiaccio all'interno dei ghiacciai che contengono appunto delle informazioni climatiche, perché ogni anno che la neve si accumula, strato dopo strato, crea queste, diciamo, questi ghiacciai dove all'interno di ogni strato ci sono le condizioni climatiche in cui lo strato si è formato. Certo. Quindi noi perforando all'interno del ghiacciaio possiamo praticamente andare indietro nel tempo. La prima l'abbiamo fatta, la prima perforazione di 10-12 metri, quindi relativamente corta diciamo, l'abbiamo fatta nel 2012, e quello che noi abbiamo visto è che il segnale climatico nel 2012 era relativamente ben preservato, non era ottimale, però comunque riuscivamo a stabilire a datare gli anni, a vedere come il clima è cambiato, come alcuni eventi estremi hanno causato delle variazioni nell'arcipelago e così via. Che è uno dei modi tramite i quali sappiamo, abbiamo qualche notizia rispetto a com'era il clima nel passato, in quel periodo in cui non avevamo i termometri, non c'era nessuno con un termometro, quindi come facciamo a sapere come fosse il clima all'epoca? Uno dei modi è quello di andare a scavare molto in profondità nei ghiacciai e si scopre com'era il clima della neve che era caduta in quel momento lì, Esatto, hai spiegato perfettamente. Abbiamo tutta una serie di traccianti chimici, quindi abbiamo, come si può dire, invece, un modo di dire che viene abbastanza usato. Invece di leggere come le pagine di un libro, di utilizzare le parole, noi utilizziamo la chimica. Mm-hmm.
Quindi ecco, la chimica è il nostro praticamente alfabeto, quindi ogni determinato composto o elemento dipende da un determinato processo ambientale. Quindi le variazioni di questi elementi chimici ci permettono di capire com'era il clima del passato. Quindi Chiaro. più il ghiacciaio è profondo, diciamo, più possiamo andare indietro nel tempo. Comunque, tuttavia, scusate, Prego. dopo aver fatto questa prima perforazione nel 2012, ne abbiamo rifatta una nel 2015, nel 2017 e nel 2019, sempre nello stesso sito, e quello che abbiamo visto era che mentre il segnale nel 2012, il segnale climatico presente nel ghiaccio, era relativamente ben definito, quindi potevamo studiarlo in maniera, insomma, abbastanza approfondita, l'ultima carota che abbiamo preso nel 2019, il segnale climatico praticamente era illeggibile, era completamente mescolato. Quindi è come, per esempio, buttare dell'acqua sulle pagine di un libro che l'inchiostro comincia a sbiadirsi e quindi non si riesce più a leggere. E la stessa cosa è più o meno quello che succede al segnale climatico di un ghiacciaio. Chiaro. Più le temperature cominciano ad aumentare, più la neve in estate comincia a fondere, quindi produce veramente acqua liquida, e questa scendendo, percolando all'interno degli strati della neve e poi del ghiaccio, dilava completamente il segnale. E questo è Chiaro. quello che abbiamo visto appunto alle Svalbard. Chiaro, chiaro che è È una cosa qualcosa. che un po' ci Esatto. aspettavamo, però non così velocemente. Ecco, questa è non dico la drammaticità, ma la cosa strana è che in 7 anni è cambiato completamente. Sì, esatto, perché appunto la prima perforazione non era un secolo fa, era semplicemente il No. 2012, quindi ci fa capire quanto le cose siano cambiate e appunto è qualcosa che un po' ci si aspetta, no? Stiamo studiando il ghiaccio, sappiamo che stanno crescendo le temperature, certo che poi si scioglie quando crescono, però insomma avere esattamente contezza di come, quanto e come sta succedendo tutto questo è qualcosa che ci è molto utile. E Sì. quindi chiaramente stiamo perdendo questi dati molto importanti, quindi da un lato meno male che abbiamo cominciato a farli prima e che abbiamo messo da parte alcuni dati, però chiaramente stiamo Sì. perdendo la possibilità di esplorare un passato che chiaramente non possiamo più toccare con mano. Sì, diciamo che parte di questo segnale verrà perso, perché dobbiamo essere, diciamo, la parte più profonda dei ghiacciai normalmente è sigillata, almeno che il ghiacciai non scompaia del tutto, il ghiaccio che è presente è sigillato, quindi questa perdita di memoria la stiamo cominciando ad avere negli strati più recenti, quindi a seconda poi del ghiacciaio parliamo di da 20 a 100 anni, a seconda di dove ci si trova. Però fortunatamente la parte più profonda potrebbe essere ancora abbastanza preservata. Non si sa per quando, però per ora ce l'abbiamo. È che tutta la parte che noi utilizziamo anche per diciamo, calibrare i nostri traccianti chimici con le misure satellitari o con le misure strumentali, questa sta andando perduta. E questo ci crea non poche difficoltà perché non possiamo più calibrare, quindi associare un determinato elemento con un processo ambientale. Chiaro, 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 chiaro. E per, insomma, chiaramente cose che vanno perse, insomma, però come può cambiare la strategia scientifica di fronte a questo tipo di avvenimenti? Cioè, si tratta semplicemente di fare più carotaggi possibile, più ricerche possibile finché ne abbiamo ancora il tempo, o forse la strategia deve per forza cambiare? Ma la strategia, diciamo che sicuramente preservare degli archivi in zone cruciali è una cosa molto importante. Perché, per esempio, l'Antartide, è vero che c'è riscaldamento climatico, ma all'interno dell'Antartide è ancora molto freddo, quindi è difficile che un archivio lì venga compromesso. Però i siti, diciamo, sono i siti quelli on the edge, che sono al limite fra temperature, diciamo, molto molto rigide e quelle un po' più miti, sono i siti che sono molto più vulnerabili, per esempio tutto l'arco alpino. Cioè, Chiaro. questi siti, per un conto, ti faccio un esempio molto semplice, l'acqua è congelata a meno uno, ma l'acqua è liquida a più uno, quindi piccole variazioni che hanno un grande scompenso all'interno di un sistema e di un ambiente. Chiaro. Quindi intanto è lavorare sui ghiacciai che sono a rischio, perché sono quelli che sono più, come si può dire, più vulnerabili. E quelli è una memoria che deve essere mantenuta, Chiaro, chiaro. anche per le future generazioni, insomma.
Anche per ricordarci che avevamo ghiacciai una volta. Eh sì, a un certo punto, tra qualche generazione, purtroppo ci sarà anche quella necessità, quella di ricordare che un tempo c'era questa cosa che si chiamava ghiacciaio. Per chiudere, voglio fare uno sguardo forse un po' meno scientifico, perché sappiamo che la scienza non si fa sulle sensazioni, sulla pelle d'oca che si ha sulla pelle nel camminare nell'Artico, ma questa variazione nel corso degli anni la si è percepita proprio individualmente, insomma, con i propri sensi, questo aumento di temperatura, o ve ne accorgete solo con i termometri? No, ci si accorge anche ad occhio nudo, diciamo. Ok. Allora, io la prima volta che sono salito è stato nel 2012, e nel 2012 spedizione artica per la prima volta, insomma, molto entusiasta. Però mano a mano che adesso sono 12 anni che salgo abbastanza frequentemente alle Svalbard, ci sono due cose che si possono percepire in maniera ad occhio nudo, diciamo. La prima è il ritiro dei ghiacciai flottanti, cioè quelli che dove la parte terminale galleggia. E ho visto cioè un ghiacciaio ha perso 4 chilometri dal 2012 fino al 2023, l'anno scorso, in 11 anni. Sono ghiacciai flottanti, quindi super vulnerabili, però 4 chilometri Sono non tanti. sono pochi. La seconda cosa che ho notato sempre di più è la frequenza di. Si chiamano eventi di pioggia sulla neve. Sono degli eventi un po' particolari che durante il periodo invernale, in Artico, stiamo parlando di un arcipelago che ha da 76 a 78 gradi di latitudine nord. Durante il periodo invernale ci sono questi eventi di pioggia, invece di nevicare piove, quindi piove dove c'è la neve, e questi eventi quindi caldi, sono eventi meteorologici particolari, si stanno intensificando sempre di più. Chiaro. Prima era una rarità, adesso insomma, è una normalità. Sai che se stai su un mese alle Svalbard, un evento di pioggia lo trovi. E Chiaro, chiaro. Quindi insomma. questo, secondo me, è proprio il segnale più lampante che più impattante. Eh sì, tra l'altro mi inquieta un po' perché, fatta la tara su un paio di cose, sono storie simili a quella che vediamo noi qua in montagna. Noi qui siamo nelle valli alpine piemontesi e insomma non abbiamo l'acqua, quindi non abbiamo i ghiacciai che galleggiano sull'acqua, ma i nostri ghiacciai si stanno ritirando, piove più che nevicare, eccetera, eccetera. Insomma, all'incirca purtroppo la storia. L'inverno si sta sempre più accorciando. Eh sì, anche in quei posti in cui in teoria è inverno più o meno sempre, come il circolo polare, il polare artico. Allora, non l'ho detto in apertura, questa ricerca di cui vi abbiamo parlato è stata pubblicata sulla rivista The Cryosphere, è stata portata avanti da un gruppo di ricerca internazionale coordinato dall'Istituto di Scienze Polari del CNR e dalla Università Ca' Foscari di Venezia. Noi ringraziamo moltissimo Andrea Spolaor che ce lo ha raccontato. Grazie mille, buon lavoro e alla prossima. E grazie a voi. Grazie mille, arrivederci. Ci abbiamo adesso un brevissimo momento di pausa, ritorniamo tra poco con i saluti finali.